Cos dà alla luce suo figlio. Non c'è nulla che possa darci informazioni sulla natura della riproduzione. Si può solo ipotizzare che Cos fosse unica nel suo genere, quindi come alcune specie marine fosse in grado di riprodursi in modo asessuato. Oppure, ne azzardo una io, che Cos sia in realtà un abitante del villaggio trasceso a grande essere, quindi poteva essere un surrogato scelto da Odon? E qua ci seguono tutta una serie di punti interrogativi che non avranno mai risposta. E successivamente questa ipotetica unione diede vita all'orfano. Fatto sta che il bimbo, tra virgolette, venuto alla luce è invecchiato, quasi come se Cos fosse stata uccisa dagli scolari di Bergenworth solo per trafugarne il terzo cordone. Infatti alla morte l'orfano non ci darà alcun terzo cordone ombelicale. Ogni figlio ne ha uno, ogni figlio di grande essere, e quando un grande essere perde il proprio figlio ne brama un sostituto che ne faccia appunto da surrogato. Ma questo non è ciò che avviene con l'orfano. Alla fine egli continuò il suo sviluppo nel corpo della madre morta. Come già detto, è un azzardo, ma un assurdo allo stesso tempo. Da quello che vedete, è come se il terzo cordone, una volta trafugato dagli scolari, sia stato sostituito da questa specie di parassita che viene utilizzato come arma contundente dall'orfano. Una sorta di cordone ombelicale cresciuto che si sia sviluppato in questo bozzolo gigantesco e che sia diventata la fonte di sostentamento ma anche l'arma primaria dell'orfano. Arrivato a un certo punto della battaglia, l'orfano si evolve, comincia ad assumere l'aspetto suo originale, l'aspetto che avrebbe ottenuto una volta trasformato. E c'è anche questa altra peculiarità che durante lo scontro l'orfano invoca l'aiuto del cosmo, invoca l'aiuto dei cieli e una tempesta di fulmini si abbatte sul campo di battaglia nel tentativo disperato di ucciderci, ma soprattutto evitare che questo incubo possa in qualche modo finire. Fortunatamente lo scontro svolge a nostro favore. Con pochissime risorse rimaste, ci avviciniamo alla carcassa del grande essere. Il parassita che ci viene concesso come arma può essere solamente brandito da un legno luna, perché i fantasmi albergano all'interno di un legno luna. Questa è una quest secondaria legata sempre alla questline di Adeline che noi non abbiamo visto e che non vedremo per questa serie, perché la nostra attenzione si deve porre sul corpo del grande essere. Lineamenti e aspetti molto simili agli uomini, ma soprattutto agli abitanti del villaggio. Lo stesso volto del grande essere, allineamenti femminili.
e l'orfano, la sua essenza vitale, è rimasta intrappolata, legata al corpo della madre. Adorato figlio di Kos, tornato all'oceano. Una maledizione senza limiti, un mare senza fondo. Accetta tutto quello che esiste e che può essere. Alla morte dell'orfano, la luna lascia posto all'alba. L'incubo è ucciso e cessa di esistere in quanto i misfatti di Bergenwerth sono stati cancellati. Ma la maledizione non avrà mai fine. Questa è la volontà del cosmo, il prezzo da pagare per l'impudenza dell'uomo di rivaleggiare e competere con gli dèi. L'umiltà si paga a caro prezzo. Questo cosa significa? La fine dell'incubo non ha decretato la fine della caccia, perché il sangue è essere stato maledetto. Quindi qual è il vero significato della caccia? Lo vedremo tra un istante. Tutto ciò che abbiamo detto vale anche per gli eventi di Yharnam, ma cosa ne è stato di quei pochi abitanti che abbiamo incontrato sul nostro cammino? Sono stati vittime della loro follia o mantenendo il senno sono riusciti a superare la notte? Vi racconterò anche la loro storia. Una lanterna si riaccende nel cuore della notte, a Yharnam centrale. Non è che per caso hai visto la mia sorellina? Le ho detto di badare alla casa, ma lei se n'è andata da qualche parte. È ancora piuttosto piccola e indossa un grande nastro bianco. L'hai vista là fuori da qualche parte? Oh. Va bene. Però se la dovessi incontrare, fammelo sapere, d'accordo? È una ragazzina con un grande nastro bianco. Un bravo sorellino. Qualcuno è alla ricerca disperata della sua famiglia. Il dramma si consuma, un'intera famiglia distrutta dalla follia di questo luogo, che sia l'unica. Oh, Bruna vecchia, quella vecchia che ha inviato qui, è morta, morta stecchita, perché deve essere stata una vera, sì? O credi che qualcuno là fuori abbia potuto? Io non... No... Bene, lo so, è colpa mia, solo mia. È stata una belva. Nel tentativo disperato di recuperare i sedativi in grado di alleviare i disturbi del sangue che annienta la ragione,
l'anziana donna è caduta vittima di un agguato, di una belva o di se stessa? Non lo sapremo mai. Arianna è scomparsa e al suo posto una scia di sangue. Dove condurrà? Non può essere. Questo è un incubo. Arianna è stata toccata dal bacio dei grandi esseri, portando alla luce un figlio del cosmo. Adesso la sua vista è nitida, tocca con mano la follia e ne rimane distrutta. L'unico rimedio è la morte. Vi ricordate Aileen? Temo di aver commesso un errore. Avrò bisogno di un attimo di riposo. Oh, non preoccuparti. Ho preso il sangue. Abbastanza per salvare una vecchia. Niente più sogni per me. Questa è la mia ultima occasione. Sono una stupida. Dovrò fare molta attenzione. Ma quella cosa è ancora in attesa. Torna indietro. Sta a me regolare questo conto. Sì, Aileen, la vecchia cacciatrice con le vesti di corvo. Se non avessimo compiuto l'insano gesto di ucciderla dopo l'incontro con Heinrich, l'avremmo incontrata qui moribonda, dopo aver svelato il rituale di Menzies, il rituale dell'incubo di Menzies. È stata ferita gravemente da un vile sangue. È un avversario temibile, ma con le giuste precauzioni possiamo sconfiggerlo. Non dai mai ascolto a chi ha più anni di te. Non importa. Mi hai salvato la vita. Sembra che io sia troppo vecchia per queste cose. I miei giorni di gloria sono trascorsi da tempo. Certo. Tieni.
Per te. Anche questo è lavoro da cacciatori, ma non porta onore. Piuttosto è un fardello che puoi scegliere di addossarti. La decisione è soltanto tua. Oh. I miei occhi si fanno pesanti. Lasciami riposare un attimo. Starò subito bene. Aspetta. Ci dona la runa del giuramento. Del suo giuramento. La caccia contro i cacciatori. Adesso ragazzi, siamo pronti per concludere il nostro viaggio e per dare il significato alla caccia che tutti stavate cercando. Rammentate queste parole. Cerca il sangue smunto per trascendere la caccia, ovvero distruggere la prole dei figli dei grandi esseri, nati dopo la corruzione, in grado di destabilizzare il cosmo e l'equilibrio naturale delle cose. Morto Mergo, la caccia si è conclusa. Noi siamo liberi, ma il sogno e la caccia continueranno ad esistere perché noi siamo delle marionette, e a governarne i fili è la presenza che alberga nella luna, non altro che la manifestazione di Odon, e la presenza rappresenta la prole di Odon. Perciò, fissato l'obiettivo di uccidere i figli dei grandi esseri, la presenza della luna, chiamata dall'automa col nome Flora, questo è tra uno dei pochi dialoghi che non siamo riusciti ad ascoltare perché è molto randomico, non c'è un momento specifico in cui poter beccare questo dialogo all'interno del sogno, ma fatto sta che l'automa si reca più volte presso la tomba di Lady Maria. Verso la tomba attraverso la quale noi accediamo nell'incubo. Creò il sogno, la presenza della luna creò il sogno, imprigionando German come suo sognatore, dopo che quest'ultimo utilizzò il terzo cordone che abbiamo trovato nell'officina abbandonata. Facendo ciò, German divenne mentore di tutti i cacciatori imprigionati per volontà della presenza. Ed essa assorbirà gli echi tramite l'automa per prevenire la nostra ascesa, controllando le nostre azioni. Potere e controllo sugli errori che la natura a volte commette, perché non ha tenuto conto di una variante. Il libero arbitrio. Noi possiamo scegliere. E dinanzi a German dovremo scegliere il nostro destino. Brava cacciatrice, hai agito bene. La notte volge al termine. Ora avrò pietà di te. Morirai, scorderai il sogno e ti sveglierai sotto il sole del mattino. Verrai liberata da questo orrendo sogno di cacciatrice. Oh, ma dimmi cos'è stato? La caccia, il sangue o l'orrore del sogno? Oh, non importa. Sempre all'aiutante dei cacciatori rimettere tutto in ordine dopo questi eventi. Stanotte German si unisce alla caccia. Morire per mano di German e svegliarci all'alba, liberandoci dal sogno. Oppure uccidere German, liberandolo dalla sua prigionia. Questo è quello che abbiamo deciso.
ucciderlo. Ma questo comporterà qualcosa, ovviamente. Ogni azione corrisponde a una reazione, ma ogni azione compiuta determinerà il fato di molti. Il sogno non può esistere senza un host, e la presenza farà la sua comparsa per piegarci alla sua volontà, e ci sarebbe riuscita se non avessi consumato i 3 pezzi cordoni. 1 o 2 non sono sufficienti, quindi, divenuti il nuovo host, la caccia ai figli dei grandi esseri sarebbe continuata. Consumati perciò 3 terzi cordoni, spezzeremo le catene che ci vincolano alle divinità cosmiche, divenendo pari, per non dire superiori, perché se stesse erano incomplete, in quanto vincolavano il subconscio di un sognatore, creando piani di esistenza a loro immagine e non alla propria, facendolo obbedire alla sua volontà. Quindi, comprendendo l'essenza e la natura del cosmo, potremo combattere la presenza, indubbiamente indebolita dalla nostra conoscenza, ma non sprovveduta. Essa ha un controllo e un potere smisurato sul sangue, tanto da prosciugarci e impedirci di usarlo. Quindi non ci resta che vincere questo scontro finale, perché anche Eliza rappresenta una minaccia per l'equilibrio naturale delle cose, dato che ora ha raggiunto finalmente la verità straordinaria. Uccisa la presenza e ottenuti echi in mani, ci eleviamo a essere cosmico. Siamo divenuti un neonato grande essere, un pari del cosmo. Hai freddo? Oh, brava cacciatrice. Come Dio, che è eterno e lento all'ira e grande in misericordia, perdona il peccato e l'iniquità, non lascia impunito il colpevole, punendo l'iniquità dei padri sui figli, dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne.
Ragazzi, questo è quello che è successo, ma soprattutto la catena di eventi che ci ha imprigionati all'interno di Yharnam è legata indubbiamente alla maledizione che i cacciatori si sono attirati su se stessi, ma soprattutto per i misfatti di Bergenworth, la comunione del sangue che ha causato, che ha dato origine alla caccia. La presenza ha dato vita al sogno e da esso tutti i cacciatori imprigionati avrebbero avuto il compito di continuare questa caccia e German si è finalmente liberato. È stato liberato da un enorme peso. Indubbiamente ci sarà un seguito e noi saremo qui un giorno a mostrarvelo. Io vi ringrazio ragazzi per aver seguito questa serie, a tutti coloro che mi hanno dato il sostegno. Forse ci sarà sempre qualche altra cosa da vedere su Bloodborne, ma non è questo il tempo. I tempi ancora non sono maturi. Eliza ha compiuto il suo cammino e ora vi ringrazia. E anche io. Quindi, ragazzi, vi saluto. E ci vedremo in un prossimo video. Grazie sempre e ciao.